Buona domenica e buon 2023. Nel cuore del tempo di Natale che stiamo vivendo spicca la figura di Maria. La solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, che oggi celebriamo, infatti dice non solo la centralità di Maria nella vita della Chiesa, ma posta proprio all'inizio di un nuovo anno civile, la liturgia ci invita a guardare Maria come modello a cui sempre rivolgerci nella nostra vita di fede. Già Elisabetta nel Vangelo secondo Luca saluta Maria chiamandola Madre del mio Signore. E sempre Luca negli Atti degli Apostoli sottolinea la presenza di Maria, Madre di Gesù, assieme al gruppo degli Apostoli dopo l'ascensione di Cristo e in occasione della Pentecoste. Fin dagli albori quindi Maria è presente nella vita della Chiesa come Madre di Cristo e Madre di tutti i discepoli. Nelle letture della solennità che oggi celebriamo, Maria è riconosciuta come la benedetta da Dio perché è colei che è Madre di Dio. Maria, benedetta da Dio, diventa fonte di benedizione per l'umanità, perché nel Figlio di Dio fatto uomo, ogni uomo possa sentirsi figlio di Dio per adozione, in virtù dello Spirito Santo che ci è donato fin dal battesimo. Il Vangelo, ancora in pieno clima natalizio, ci presenta Maria come madre capace di custodire nel suo cuore l'avvento e l'evento del Figlio di Dio che si fa uomo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Dopo la gloriosa scena dell'annuncio dell'angelo ai pastori e la conseguente visione delle schiere celesti che proclamano esultanti gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama, i pastori accorrono a Betlemme. L'Evangelista Luca volutamente connota in modo sobrio la scena a cui assistono i pastori una volta giunti presso la grotta di Betlemme. Questa antitesi è voluta. La nascita di Gesù è narrata per contrapposizioni, la gloria degli angeli che annunciano la nascita del Salvatore e la figura dei pastori, l'umile mangiatoia che accoglie Gesù e il fatto che proprio Lui sia il Re dei Re. Il fatto che l'annuncio della nascita del Messia venga rivolto ai pastori non può che lasciare sorpresi. Essi rappresentano una categoria che era considerata peccatrice e impura per il fatto che la loro occupazione non permettesse loro di rispettare tutte le norme religiose e della cultura ebraica. Inoltre, i pastori sono immagine dei poveri e di coloro che vivono ai margini della società. L'Evangelista Luca, però, richiamando la figura dei pastori, vuole implicitamente rinviare a Re Davide, che era anch'egli pastore prima di essere consacrato re. La nascita di Gesù tra i pastori allora diventa occasione per designarlo come nuovo Davide e principe dei pastori, appellativo che troviamo anche nella prima lettera di San Pietro, dove Gesù è chiamato pastore supremo. È in questa cornice che Luca narra la nascita del Figlio di Dio. Proprio i pastori diventano annunciatori e testimoni della nascita del Salvatore tanto atteso. La sorpresa qui lascia lo spazio allo stupore. Stupore sia per il fatto che siano dei pastori a farsi portavoce dell'annuncio dell'angelo, sia perché il Messia compare nell'umile mangiatoia di Betlemme. Tutti i presenti sono stupiti. Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Al centro dell'episodio della nascita di Gesù c'è l'atteggiamento di Maria, che custodisce e medita tutto ciò che ha visto e udito. Maria non si lascia sfuggire nulla di quello che è accaduto, anche se è difficile da comprendere, e medita nel suo cuore. Il verbo usato da Luca nel testo greco è molto significativo, sumballein, che non è soltanto un ragionare, quanto più un mettere assieme cose diverse fra loro. Maria riesce a custodire e tenere uniti tutti gli avvenimenti accaduti, anche se questi si presentano quasi inconciliabili e assurdi, e li mantiene uniti nel suo cuore, prima che nella sua testa. L'evento che è Cristo richiede di essere compreso e meditato a partire dal fatto che tocca la nostra vita, la cambia e la mette alla prova. Cristo va colto nel cuore, prima che nella testa. Maria, allora, è colei che sola, in tutta questa scena, mantiene unito ogni paradosso. Gli angeli e i pastori, il Signore e la mangiatoia. Con il suo atteggiamento, Maria ci insegna una grande verità, che il paradosso, cioè ciò che va contro l'opinione comune, non è sinonimo di contraddizione, di una opposizione insanabile. La rivelazione di Cristo è paradossale, lo sappiamo, perché capovolge gli schemi che umanamente ci aspettiamo da Dio, ma è un paradosso che siamo invitati a custodire e meditare, a tenere assieme. Se ci pensiamo, nella fede cristiana tutte le cose fondamentali sono paradossali. Dio uno e trino, Gesù Cristo vero Dio e vero uomo, Maria Vergine e Madre. Sono paradossi perché facciamo fatica a tenere assieme questi aspetti, ma non sono contraddizioni, perché l'esperienza di fede ci porta ad affermare la loro verità, proprio come i pastori, che avendo creduto hanno potuto vedere la salvezza, proprio come Maria, che ci insegna che la fede è un lento processo di comprensione che va custodito e meditato a partire dal cuore, dalla vita. Ecco allora che Maria, posta al centro della narrazione da Luca, diventa colei a cui guardare per tutti coloro che vogliono vivere il Vangelo. Cito una meditazione di Don Bruno Maggioni, sempre capace di grande sintesi. Dice: con poche parole, l'evangelista Luca è riuscito a presentare Maria come la figura esemplare del discepolo e della Chiesa in ascolto. Non un discepolo che parla, ma che ascolta. Non un discepolo che già sa, ma che deve camminare continuamente nella comprensione, cercando la verità di cose che possono sembrare slegate e in contrasto fra loro. Il brano evangelico termina con i pastori che lodano Dio e con la notizia della circoncisione di Gesù. La gioia dei pastori nasce da ciò che hanno visto e udito, da un fatto storico realmente accaduto, di cui hanno avuto esperienza. La circoncisione di Gesù segna il fatto che realmente Dio entra a far parte della storia del popolo eletto, si fa vedere e udire. Il Natale è proprio questo. Gioire dell'incontro vivo con Cristo. Ecco perché per noi cristiani dovrebbe essere Natale tutti i giorni, perché ogni giorno siamo chiamati nella fede a sperimentare l'incontro con Gesù che viene a salvarci. Come ebbe a dire il teologo Rahner: se nella fede, in quella fede decisa, sobria e soprattutto coraggiosa, noi diciamo è Natale, allora diciamo pure: nel mondo e nella mia vita è accaduto un avvenimento che ha cambiato tutto ciò che chiamiamo mondo o vita, che ha posto fine al niente di nuovo sotto il sole degli antichi saggi e all'orrore dell'eterno ritorno del modello filosofo, attraverso il quale la nostra notte, la notte tremenda, gelida e desolata, in cui il corpo e lo spirito attendevano di morire di freddo, è diventata la notte di Natale, la santa notte. Grazie e buona domenica.